Buonasera a tutti e a tutte, e ovviamente stasera abbiamo con noi ben due storici. Noi lo siamo abituati ad uno, oggi abbiamo raddoppiato due, e siamo particolarmente felici perché abbiamo, diciamo, già alle spalle una tradizione di laboratori di storia. Qui ci sono diverse persone che hanno partecipato a questi laboratori e siamo contenti anche perché i due libri sono oltre molto interessanti nella loro radicale diversità. Vi dico subito, avanti qui a destra vedete Carlo Preppi, che ha scritto Un uomo di poche parole, e poi qui Mimmo Franzinelli, Mussolini racconta Mussolini. Attenzione, perché sia Mimmo Franzinelli che Carlo Preppi sono storici che hanno scritto diverse cose. Io ricordo soltanto di Mimmo Franzinelli, per partire da lui, Storia della Resistenza Italiana insieme a Marcello Flores, poi ha scritto anche una storia della Repubblica Sociale Italiana, ha fatto un intervento sulla governa di cui anche insieme a Cacetti, che non so dove sta, e che praticamente fa checking, cioè, i fatti della storia verificati concretamente, eppure questa è una collana dove si è intervenuto parlando dell'identità del fascismo nella storia della Repubblica Italiana, e ha scritto un bellissimo libro anche lì un po' provocatorio come titolo, l'antifascismo non serve più a niente. E poi ovviamente, a parte questo, ha scritto Il buon tedesco, ha scritto La storia ci sta pregata, perché è un bellissimo saggio, da una storia d'amore con la storia, scusa se mi ripeto. E quindi, insomma, ecco, insomma, loro hanno diverse pubblicazioni. Mimmo ovviamente ce n'ha anche altre, però tu sei anche impegnato con l'associazione Deina, che è una bellissima, cioè un'associazione veramente ma sempre colpito in qualche anno, che la seguo, dove fai lavoro sul territorio con i ragazzi, con i giovani, con le persone ad Auschwitz, e dopo sulla Shoah, sulla memoria, quindi insomma tanta roba. Quindi cosa possiamo dire? Partiamo subito con questi due libri, facendo subito una domanda, perché qui, come diceva giustamente Carlo, in questi due libri c'è qualcuno che voleva essere assolutamente ricordato, Mussolini, e qualcuno che era Lorenzo, che come vedete poi ovviamente lo avevano loro principalmente, era questa figura non ordinaria, ma assolutamente, come poi definito, uno scarto della storia, così apparentemente, che poi in realtà con un'azione che poi vedremo di radicale semplicità ma anche di straordinario impatto, salvò in qualche misura Primo Levi, che Primo Levi fu poi per sempre debitore di questa figura, il muratore, non so che montese, quello dice te, un muratore, penso. Qui ci stanno un paio di montesi nascosti tra la folla, però insomma, ecco poi. E detto questo, partirei subito con una domanda a lui, e poi chiaramente viene direttamente a te, e partirei con questo. Come ha immaginato, no? Mussolini, racconta Mussolini, alla base, cioè, da dove sei partito? Perché insomma tu hai scritto diverse cose, Repubblica Sociale Italiana, cosa, il progetto, come è nato? Al fascismo, alle sue strutture aggressive, alla costruzione del consenso, e in un certo senso ho sempre bisogno di fare i conti con Benito Mussolini e di farlo parlare, perché negli anni ho trovato diverse fonti, alcune poco note, altre inedite, e mi è sembrato che facendo un po' una regia, un montaggio, prendendo un arco cronologico che parte dalla sua gioventù sovversiva e giunge sino a Salò, gli dando queste fonti e raccontandole, il risultato, vi assicuro, per chi l'avesse letto senza l'accordo, è strano perché esce un'altra dimensione del personaggio, e un personaggio veramente egotico lo sapevamo, ma schizofrenico nel contrapporre alle pressioni che lui stesso elaborava e che una macchina di propaganda faceva penetrare nel paese, non soltanto nel privato, smentiva e diceva l'esatto contrario. E quindi attraverso questo materiale mi sono accorto che la storia di Benito Mussolini è la storia del potere di Mussolini. Lui si identifica totalmente, prima lo combatte certamente fino
E ci sono dei retroscena incredibili. Quando parla dell'impero, quando descrive l'impero, in toni che nemmeno Angelo Del Bocca, mio vecchio amico e straordinario pioniere degli studi sulle retroscena, chiamiamoli pure imperiali, in Etiopia, si era mai immaginato. Violenze estese, tentazioni sessuali. E lui, perché aveva questa caratteristica, Mussolini, voleva controllare tutto, voleva padroneggiare tutto. Per dirvi, appena preso il potere, il fascismo si fa stato, le camicie nere divengono milizia, lui sovrintende a tutto questo e da grande giornalista faceva ogni giorno, si faceva andare sulla scrivania dei ritagli, delle sottoscrizioni pro avanti, pro giornali, sezioni distrutte e le passava alla milizia per le bastonature. Quindi nell'impero cosa succede? Quando ci sono scene particolarmente per lui delle terie, punisce e prende anche delle fucilazioni e qui lo se ne vanta a livello privato con la Claretta Petacci. E quindi questa dimensione appunto di tipo schizofrenico, che forse aveva un pochino intuito un intellettuale oggi dimenticando, un personaggio che mi ha sempre affascinato, Camillo Berneri, libertario, anarchico, e ucciso poi a Barcellona nel maggio 1937 dagli estremisti italiani. E in un pamphlet di inizio anni 30 fosse un grande attore, era un grande attore. E lui stesso lo riconosceva, in esempio al libro, cito una sua confidenza, l'editore Eubri, che ricorda delle sue opere scelte negli primi anni 30, quando c'è in scena bisogna recitare. Attraverso questo montaggio la recita, a mio avviso, risulta smascherata. Il personaggio esce in una dimensione di crettezza, di violenza, di crudeltà e di cinismo, perché quando racconta queste scene di indigene torturate e violate non c'è il minimo senso di, non dico di empatia, ma di sensibilità, ma di quello che lo urta, quello che lo irrita è il degrado da una posizione che secondo lui doveva essere di supremazia razziale rispetto al matamato che tra l'altro, come poi si è saputo, è l'esordio del razzismo musulmaniano. Senza sapere quando parla degli ebrei. Di solito adesso sto concludendo un tour di un mese di presentazioni con una formula che si è dimostrata molto efficace. Cioè, io ho selezionato alcuni brani e c'è una lettura attoriale e in questo modo la parola, perché c'è parlato anche in alcune di queste dimensioni, in queste confidenze con la Petacci, la quale era una donna che scriveva tutto, per cui sembrava manco che avesse registrato e ha scritto, ti campeggia questo criminale di pace e di guerra. E io sono contento che questo libro sia uscito per la terza, sia uscito in questo momento politico in cui gli attuali governanti stanno elaborando delle loro narrazioni che rimpescheranno sicuramente, già l'abbiamo sentito più volte, il personaggio della seconda carica dello Stato, Presidente del Senato, di un Mussolini, un uomo conciliante, che citiamo un altro statista che lo aveva preceduto, i suoi nemici li mandava in villeggiatura. Ecco, qui attraverso le sue confidenze, le sue confessioni, emerge una realtà ben diversa e ben più brutale. Grazie Franzinelli. Ecco, la domanda, a questo punto la faccio anche a te, la domanda è come è nato questo corpo a corpo con Lorenzo, perché poi in effetti fu veramente un corpo a corpo, una ricerca appassionata, e quindi insomma come è nato. Sì. Grazie, piccola premessa, quando ci è stato proposto appunto di fare questa doppia presentazione, la mia prima reazione è stata una cosa c'entra con questi due libri. Sono sempre più convinto che c'entri il come, nel senso che sono in qualche modo questi due libri, queste due storie, uno è lo specchio dell'altro, da un lato un uomo con un delirio, una forma, con quest'ansia, questa ossessione di essere ricordato in una certa maniera, e con una documentazione prodotta immane, che infatti Mimmo fa confluire qua nel lavoro di una vita, e dall'altro rispondo alla domanda, un uomo che fondamentalmente fa di tutto per passare inosservato, per inabissarsi, diciamo, almeno agli occhi della storia, e che però, per nostra fortuna, sotto tanti aspetti, in
questo ragazzo ad Auschwitz, lo salva, e questo ragazzo che non si dimentica di lui, non se ne dimentica nell'immediato dopoguerra e non lo dimenticherà mai, scrivendo a più riprese appunto di quest'uomo buono, di Fossano, paesino, cittadina del Cuneese, che è abituato fin da ragazzo, fin da bambino a lavorare, a mangiare, a bere, ad assaporare la vita a suo modo, disdegnava le risse, aveva questo soprannome, lui con il fratello maggiore, Tacca Brighe, soprannome stranome, come si dice il Cuneese, che è ereditato sin dal padre, forse addirittura dal nonno. Appunto si trova per caso ai margini di Auschwitz, come lavoratore volontario, e lì appunto per quelle scintille della storia incontra questo ragazzo e decide di aiutarlo con una dedizione commovente. Ecco l'altro contrasto che stride tantissimo rispetto ovviamente alla figura di Mussolini, a come Mimmo la racconta egregiamente nella narrazione che parlavamo in macchina, è una sorta di biografia condensata e lucidissima di Mussolini, che era un uomo spietato, feroce, proprio incapace di empatia anche nel privato. E appunto dall'altra parte, se vogliamo continuare poi la smetto col parallelismo, però mi ha molto affascinato continuare a riflettere su Lorenzo paragonandolo a Benito Mussolini. Abbiamo un uomo buono, punto, cioè è utile, a volte è più semplice di come cerchiamo di dircela. È un uomo buono che ha sofferto molto nella vita fin da ragazzo, che lo sa, tant'è che tra le pochissime cose da lui scritte ci sono queste lettere struggenti nel tempo del ritorno all'amico primo, e che però tira fuori il meglio di sé. Come nasce questo corpo a corpo? Nasce grazie all'intervista a Primo Levi, che rilascia, una delle ultime che rilascia nell'86 a Nicola Caracciolo, per quel discutibilissimo documentario che è Il coraggio della pietà, forse lo ricordate, e che fu fondamentalmente per gli storici il prodotto culturale che spalancò la strada al mito degli italiani salvatori di ebrei, degli italiani brava gente, diciamo, legato all'antisemitismo, alla Shoah, nel quale però c'è questa testimonianza bellissima di Levi, che appunto racconta di Lorenzo. Finisce di raccontare di Lorenzo, per così dire, perché l'ha già fatto il sequestro uomo e l'ha fatto il sopravvivente a fare il censimento, però l'ha fatto fondamentalmente tutta la sua produzione, in tutte le fasi della sua produzione scritta di quello che ha dichiarato oralmente. Allora questo nel 2014, io ascoltando questa testimonianza rimango letteralmente folgorato e mi rendo conto di quanto è stata centrale la figura di Lorenzo Perrone nella vita di Primo Levi, e mi trovo di fronte al problema opposto rispetto a quello di Mimmo, cioè penso che tentare di scrivere una biografia di un uomo così sia qualcosa di impossibile, proprio perché di tracce ne lasciate pochissime. In parte è vero, confermo, in parte non è vero, perché poi le ricerche, la tenacia è al di là della mia, però proprio delle comunità che si attivano nelle ricerche, studiosi, archivisti, testimoni, memorie locali, fanno spuntare testimonianze, documenti anche straordinari come quelle lettere che citavo. Per cui man mano appunto in questi anni un po' spizzichiamo un po', e poi in particolare nell'ultimo anno abbondante che ho dedicato al progetto del libro, questa vita ai miei occhi, innanzitutto spero anche agli occhi dei lettori e delle lettrici, è diventata sempre più tridimensionale, al punto che l'uomo di poche parole, così definito da Primo Levi, così definito dalla lapide, la targa che lo ricorda a Fossano, ha iniziato a parlare, vabbè, lo faceva già nella versione drammatica di questo nuovo del 66-67, ci sono alcune parti del dialogo tra i due bellissime, ma appunto grazie a queste lettere, a frammenti strappati un po' con forza dall'oblio, lo sentiamo parlare, ed è stato per me molto rassicurante trovare fondamentalmente il quadro dipinto da Levi corrisponde in larghissima misura alla realtà. Ovviamente
ovviamente compito dello storico mettere al pari delle fonti, incrociarle anche quel gigante che Brengolevi, facendolo con delicatezza e correggendo eventuali sbavature, un paio sicuramente deliberate, un paio no. Però il dato di fondo, cioè il carattere di questa persona rimane confermato e confermato con forza, appunto un uomo di una grande moda, un uomo dolce, rude ma dolce, veramente in maniera commovente, credo. Una piccola positiva, ascoltando Carlo mi è venuto in mente che c'è un qualcosa che può affiancare Primo Levi e Benito Mussolini. Primo Levi fu catturato insieme ad altri che erano tra i remitenti e i partigiani da elementi armati della Repubblica Italiana. Okay. Poi fu portato nel campo di lavoro e di conquistamento di Fossoli, si dice anche un paio di poesie notevoli, in comune di Carpi, ed era un campo dove c'erano i fascisti tedeschi, quindi ancora la RSI. Bene, nel giro di pochi mesi, fa Carpi, comune di Carpi, dove c'è Fossoli, ha confermato una cittadinanza onoraria. Voi cosa pensate? L'abbia avuta Primo Levi o Benito Mussolini? Cristo Barabba, Benito Mussolini è cittadino onorario di Carpi, mi sembra di bestemmiare dicendo questo, e con un meccanismo della cittadinanza onoraria conferita nel 24 che ho smontato da storico, in quel libro uscito per la collana di Vettel da Carlo, il fascismo è figlio del ciclo, quindi Benito Mussolini nel 2023 cittadino onorario di Carpi, non dico nient'altro. Ecco, diciamo che insomma, nel momento in cui entriamo, no? A piattare all'interno di quella che è la contenienza della materia storica immediatamente meglio, no? E anche la base del pianissimo in questo periodo. Ma la cosa che voglio chiederti, dopo torniamo pure al fermo, io qual è secondo te, non dopo che hai studiato la Repubblica Sociale Italiana, dopo che hai fatto una storia della resistenza italiana, la peculiarità del fascismo, la peculiarità di in particolare anche rispetto a quegli anni esponenti del totalitarismo europeo, no? Che posto tipo Hitler, con Stalin, io fece una tesi di laurea su Stalin, sullo stalinismo, e praticamente riuscì abbastanza, non c'avevo particolari aspettative, però riuscì molto rafforzato rispetto al progetto criminale che c'era stato, lì c'era un enorme equivoco, come non disse per questo di storia potremmo parlare tanto. Però ecco, quello che ti domandavo è la peculiarità, no, del progetto. Sì, diciamo che se ho... che poi vince, che si vince in questo qua, no, perché poi a un certo punto dici tu che stiamo davanti alla psicopatologia, all'ultimo parte proprio esplicitamente questo sì. Parte. Ma siamo anche davanti a un personaggio che aveva una sua lucida follia, aveva progetti che lo possiamo dire con il senno di poi erano anacronistici, quando lui fonda l'impero gli imperi stanno crollando, per cui oggettivamente non andava da nessuna parte, ma ha un'abilità straordinaria, lui si paragona in continuazione a Cesare e a Napoleone e poi commenta, ma in realtà io sono superiore. Perché loro si illudevano sugli uomini, su una forma, io no, lo so che non parlo niente, lo so che la forma è bella e bisogna regolarla. Ma un'abilità veramente diabolica, come lui gioca gli antifascisti, come li divide ancora prima di arrivare al potere e come organizza repressione e costruzione del dissenso, come riesce a portare la Chiesa su un terreno compromissorio di divisione di potere e come il clero dal 29 è diventa un agitprop fascista e poi l'orizzonte di un esasperato nazionalismo, un Mussolini che è un grande e straordinario giornalista, anche quando dirige l'Avanti socialista critica le tirature e conia una serie di neologismi. Gli antifascisti, i suoi avversari, no? Lui li fa definire eventi antinazionali. Quando vanno in esilio non sono esuli, e come li definisce Corusci in possesso della storia, e crea questa sua narrazione che tutta la stampa a quel punto porta avanti, utilizza il cinema, l'arma più forte, e quindi
non mi riconosco in quella versione, a volte da caricatura, a volte ridicola, che negli anni scorsi gli antifascisti hanno dato di lui come fosse un burattino. Assolutamente no, il fascismo è stato ed è diventato poi un fenomeno europeo. A lungo Hitler lo ha riconosciuto come maestro, che anche alla fine certamente non imparava più da lui, anzi gli insegnava, ma gli ha serbato un'amicizia e una lealtà che non aveva per nessun altro. Quindi è stata una tragedia quella dell'Italia conquistata da Mussolini e dai fascisti, ed è stato anche la sua strumentalità nella guerra. E a volte ci sembrano dei luoghi comuni, quello uno dei tanti, c'è quello, certo lui ha fatto il razzista, ma in realtà non lo era, perché aveva l'amante, la salvata, su cui fine dice Dioni, e l'ha fatto per evitare Hitler, e lui stesso Mussolini non è caro, perché c'è il mio razzismo, un razzismo più alto, più puro di quello paganeggiante di Hitler. Ma dicevo, altri che sostengono, beh, se non avesse buttato l'Italia in guerra, una frase del genere, che in apparenza sembra del luogo comune, in realtà è una frase che non ha senso, perché Mussolini non era legato a Dopo, non era legato a Fede, la fede era lui stesso, la causa era lui e il potere. Ma dall'ottobre del 1914 ha una coerenza che va riconosciuta su tutto il resto, è cambiato il anticlericale, è diventato cattolicissimo, diciamo che ha dato l'Italia ai clericali, è il discorso della guerra. E lui durante la Grande Guerra è diventato reazionario, dal Popolo d'Italia esigeva la fucilazione dei socialisti, dei suoi compagni socialisti e dei cattolici neutralisti, ha messo tutti gli italiani in divisa, li faceva esercitare i bambini con in balilla, con i maschietti di legno, e ha tenuto l'Italia in guerra dal 1935 con l'impero di Dio e l'uso del gas, perché bombardavano con i gas e il Fritz c'erano i suoi due di Tokyo. E poi ha portato i legionari italiani nella guerra civile spagnola a favore degli insorti. Nel 1939 ha conquistato l'Albania. E poi è stato neutrale, termine che lui a Torino non ha mai utilizzato, non belligeranza come fenomeno transitorio, preparandosi perché l'Italia non era pronta, non si era pronto per la guerra, e finché è un giocatore d'azzardo, sbaglia la valutazione, teme la sua grande paura all'inizio del giugno del 40, cavolo, noi siamo qui a guardare, Hitler vince tutto, e quella frase famosa, abbiamo bisogno di alcuni migliaia di morti per sederci dalla parte dei vincitori alle trattative di pace, e quindi l'aggressione alla Francia, alla Grecia, che è una cosa incredibile, che l'ha costruita con dei dossier, lui ha chiesto ai servizi segreti, questa è una cosa che mi ricorda qualcosina qui dall'Europa, testo cosa accadrebbe nel caso di un intervento italiano in Grecia, e i servizi segreti militari ogni tre giorni siamo ad Atene, e poi se non intervengono i tedeschi vengono cacciati gli italiani a mano in Albania. E poi la campagna di Russia, dove Hitler non voleva gli italiani e lui li manda senza attrezzature, senza armi e guardie. E quindi la guerra, questo che voglio dire, è iscritta nel DNA di Benito Mussolini e del fascismo, che poi per carità, come io qui scrivo della relazione, lui con questa sua esperienza di essere imboscato caporale nelle retrovie entrerà poi nella seconda guerra mondiale con le concezioni belliche della prima, non avendo capito niente del ruolo degli Stati Uniti nella guerra. Quindi strumentalizza la gioventù, la manda a morire, la manda a dare la morte, è un personaggio, lo ripeto, di un totale e assoluto cinismo, e deve essere conosciuto, e quindi conosciuto per quello che ha fatto in Italia, per quello che ha fatto di fuori, perché anche tutte queste bombaggianate sulla memoria condivisa, dove la memoria condivisa è sempre quella, dove la campagna è una sola, e vediamo cosa ha fatto il fascismo, vediamo le responsabilità sue e anche dell'Italia, perché con l'avallo della monarchia, lui rappresentava l'Italia della monarchia, che lo tenne al suo posto anche quando nella seconda metà del 24, Luigi Matteotti, nessuno più gli stava accanto, addirittura un suo servo, può essere una frase che è un giudizio che è furta, ma è come il filosofo Giovanni Gentile, non mette le distanze e il vecchio tiene a quel punto. Per cui
un dittatore personalista che ha costruito tutta una struttura di induzione del consenso e che ha puntato sul nazionalismo esasperato. E io non sono tra quelli, anzi mi danno fastidio, quelli che dicono la storia ritorna, abbiamo il fascismo dietro all'angolo. Abbiamo un governo che viene culturalmente da quell'area, non c'è dubbio, e mi piacerebbe fare un'analisi anche linguistica dei riferimenti, e questo continuo a ribadire la nazione, la patria. Ecco, era su questo che Mussolini batteva, su questo che ha creato una sua pedagogia e su questo che ha anche strumentalizzato il simbolo italiano, il tricolore. Per cui è un personaggio che ha qualcosa veramente di cittadino, e chiudo con questa riflessione ancora più istante, e oggi ci sono anche molti giovani che lo vedono, che non lo conoscono in modo storico, non lo conoscono in modo politico, lo vedono come una sorta di grande padre, una proiezione di fronte ai compromessi di una politica che non è gratificante, e uno che si sacrificò per la patria. Ecco, ragioniamoci, perché temo che questo personaggio storico politico sia l'unico statista del Novecento di cui se ne parla, e cerchiamo di parlarne in modo documentato per non ingannare un'altra volta gli italiani. Appunto a questo, dicendo sicuramente Auschwitz, la dimensione del campo di concentramento è una sorta di nemesi finale drammatica, no? E che tipo di percezione c'è effettivamente a livello europeo? Perché tu lo dici abbastanza chiaramente, no? E qui abbiamo Lorenzo che si trova davanti a qualcosa di enorme e con una straordinaria e radicale semplicità entra in relazione con Primo Levi e con Alberto, se non sbaglio, e che era un amico proprio, e praticamente lo aiuta. Poi noi sapremo, qui lo possiamo anticipare, tanto non è uno spoiler, sapremo che poi Lorenzo aiuterà altre persone. Tu sospetti pure che una volta tornò in Italia perché doveva aiutare, e poi Lorenzo non lo dice proprio. Ecco, questa dimensione, no? Quanto era, qui Mimmo Francinelli ci ha parlato proprio della dimensione proprio del fascismo e della sua connaturata natura, cioè questa natura non bellicista, imperialista. Quanto era la Shoah, che cosa aveva rappresentato da questo punto di vista, no? L'incontro di Lorenzo, Primo Levi, quando Primo Levi è arrivato dentro il campo di concentramento, penso c'è un attimo veramente di, nonostante lui sia di una straordinaria lucidità, no? Sia una sorta di entomologo dell'animo umano, non sapevo come definirlo, però insomma, ecco, qual è l'impatto, qual è il salto di scala, qual è la cosa, tu che sei stato parecchio pure, hai fatto diversi viaggi. Sì, sono tantissime cose da dire, provo insomma a seguire questa bella scena perché è molto stimolante, per me lo è di sicuro, parlare del mio libro appunto facendo anche riferimento a quest'altro lavoro, e sto vedendo nitidamente questa alternanza di alto e basso, per così dire, che per me deve essere la storia. Chiaramente devi tener conto dei grandi movimenti, della storia politica e diplomatica, dell'ossatura fattuale, ma poi sono le singole persone che vivono la storia, e sta a noi anche di sotterrare queste vicende per dare concretezza a quello che raccontiamo. E allora, sentendo raccontare appunto di questo cinismo, di queste migliaia di morti da mettere sul tavolo della pace, avvicinandoci ad Auschwitz, di Van Zee, la conferenza, come la riunione in cui viene affinato lo sterminio è già in atto, delle visite che uno come Himmler fa ad Auschwitz e poi, come dire, ne rimane traumatizzato, uno degli organizzatori di questo. E per cui questi uomini di potere, tutti uomini naturalmente, che poi quando per caso si trovano a contatto con il mostro che hanno generato si ritraggono, e poi le persone semplici, non sempre, lei ha riflettuto tutta la vita su questo facendosi entomologo, etologo, antropologo, in alcuni casi come quello appunto di Lorenzo, quando si trovano lì con le mani nel fango fanno di tutto per dare una mano a chi è in difficoltà, in quel caso a chi è condannato a morte. Lorenzo Perrone arriva appunto ai margini di Auschwitz nel 1942,
senza sapere nulla di quello che nessuno tra le persone comuni sapeva, in Europa occidentale, cosa stava accadendo in Europa orientale. C'erano delle voci che tornavano, ma le voci in tempo di guerra vanno soppesate, insomma non si aveva idea che si stesse consumando il più grande genocidio sul suolo europeo della storia del continente. E lo stesso Primo Levi ci ha raccontato in varie fasi della sua vita, ma insomma rimangono insuperate le fasi, disse questo luogo sulla partenza, ci ha uscito a corrispondere un luogo su questa terra, e però racconta dei profughi dell'Europa orientale che raccontavano e mettevano paura. Allora questa doppia sensazione chiaramente così, ma nel 42 che arriva sbarca veramente sulla Luna. Eppure, è fatto benissimo a sottolinearlo, lui in realtà prima di conoscere Primo Levi torna a Fossano e poi ritorna. A quel punto sa, ha visto tutti i giorni, per cui la mia ipotesi indimostrabile, perché lo posso chiedere, non ci sono fonti, perché non mangiano mai delle fonti su questo, è che lui ritorni perché sta già aiutando, sappiamo che non ha aiutato soltanto Primo Levi, ma diverse altre persone, e come dire, è più che plausibile che lui abbia trovato una missione nella sua vita, tant'è che poi il contraccolpo che sente al suo ritorno fondamentalmente è perché si sente rimesso al suo posto, si sente inutile, si sente uno straccio, e per cui ritorna appunto lì. Nel febbraio 44 arriva Primo Levi, c'è questo incontro nell'anno che fondamentalmente nell'anno che Primo Levi vive lì, perché poi appunto a gennaio tutto finisce. Si è molto speculato su, e lei stesso l'ha fatto, su quello che gli prende la possibile sopravvivenza. Lui ha sempre parlato di questo trittico, prevaricazione, abilità e fortuna, in generale, e anche per se stesso. Lui si assolve fondamentalmente al primo elemento del trittico, prevaricazione, perché non è stato necessario per lui, fondamentalmente ci dice, essere prevaricante, perché aveva un'abilità, quella di chimico, che però si innesta alla fine quando entra nel laboratorio poi in infezione, e perché ha avuto una grande fortuna. Lorenzo è appunto da giugno fino a dicembre, scusate se faccio la cronologia, ma è importante. L'altra grande fortuna che ha, e che Alberto non ha, è ammalarsi di scarlatina, che invece Alberto l'ha già fatto, ma anche questo accade alla fine. Qui, se lui riesce ad arrivare e a mantenere quella lucidità che gli permette di osservare per poi raccontarci tutto quello che vede, è grazie a quest'uomo di 15 anni più vecchio che tutti i giorni gli porta a mangiare. Al punto che con Alberto, questo a rileggere centinaia di volte le non poche pagine che volete dedicare a Lorenzo, a questo punto mi sono reso conto tantissimamente di questo lato. A un certo punto lui e Alberto cerca una seconda menascita, un secondo contenitore con cui sono d'accordo di scambiarsi, di ricevere il cibo, ne cerca una seconda, perché una non basta loro per portare indietro tutto il cibo che Lorenzo gli porta ad Auschwitz. E io credo, ne parlavamo prima con Giovanni Gravetti, il nostro mitico editor, io credo che a rimettere insieme tutti i tasselli delle testimonianze di Levi su Lorenzo, e aggiungendoci tutto quello che la ricerca ha portato, ma partiamo diciamo dalle basi leviane, tutta l'opera di Primo Levi vada un po' rivista in termini decisamente più ottimisti, non che non lo sia, nel senso è molto lucida appunto l'opera di Levi su Auschwitz, in particolare se questo nome sopra si è salvato. Però è vero che il messaggio, la domanda che muove tutta la sua opera è: come è possibile che un male così radicale abbia proliferato in questi termini in Europa? E dunque lui cerca la risposta a questa domanda, che il cui cuore è il ragionamento della zona grigia, insomma, il secondo capitolo di Sola Salvatica, la lunghissima gestazione. Ma è anche vero che fin dal 47 nella sua opera c'è l'antidoto, è l'antidoto, il bene assoluto, ed è Lorenzo, su quale non a caso poi insiste a ripetizione, che ritorniamo anche nei due passaggi dei Sopersi Salvati. A me rincuora molto rendermi conto dopo tanti anni che il messaggio di Bolelli è anche colmo di speranza, di liquida il male dicendo sì, il male esiste, ma i sadici erano pochi, non
rilevante, come va il contagio del male, però in questo contagio ci sono delle persone che rimangono del tutto impermeabili, esistono. Io divido i libri in due grandi categorie, i libri che sono frutto di una tensione cognitiva, di una ricerca in cui anche chi scrive impara, e invece l'altra categoria che secondo me soprattutto da giornalisti, senza capire male in questa meritoria categoria, mettiamo la produzione dei libri a mezzo libro, questi prendono dei libri e un libro nuovo perché c'è sempre un anniversario da commemorare. E naturalmente il libro di Carlo appartiene, anzi svetta, nella prima categoria. Io l'ho letto con grande partecipazione, con tensione, vorrei dire, emotiva, mi ha proprio preso, e nella prima parte ci ho trovato bellissima la speranza, la lotta per la vita, la conquista di spazi da difendere, e poi la seconda parte è una discesa inferiore. Te ne accennavo, la mia interpretazione diverge un po' dalla tua. Dunque, hai ricordato adesso che nel 47 Primo Levi, ricordando questo Lorenzo, trova elementi di fiducia nella romana di ottimismo, ma proprio se guardiamo la cronologia della Lorenzo, sta parlando nel libro. Tu hai quel titolo efficace che ci ricorda un altro grande libro di Giuseppe Roth, La leggenda del Santo Editore, che è così sospesa a mezz'aria in un'aura di sogno. No, io qui ci vedo la tragedia, ci vedo solo la tragedia nella seconda parte del libro. La tragedia di questo uomo che ha dato tantissimo e che in quella situazione è riuscito a fare appello e a trovare dentro di sé delle energie straordinarie. Credo nemmeno lui stesso potesse immaginare di avere, però ne esce dissossato, dissanguato, ne esce distrutto da quell'esperienza di distruzione totale. Non è stato sufficiente quello che lui ha fatto, eppure è incommensurabile, per salvare se stesso. Non riesce più a trovare dei germogli di vita, non riesce più a guardare in avanti e si autodistrugge. E poi alla fine chiuso il libro, ma l'ho chiuso veramente con angoscia, ringraziando di averlo scritto, perché certe cose devo conoscere, e ho ripensato al suicidio di qui. In effetti siamo davanti a due casi di suicidio, alla fine è la stessa, la terribile drammatica, e quindi sono rimasto veramente attonito, e ti ringrazio per il coraggio che hai avuto, per la capacità di trovare queste fonti, che io non lo so come tu ti hai fatto a trovarne alcune, e per la capacità di creare questo straordinario affresco con tante tinte, ma nella seconda parte purtroppo ho visto soltanto tinte cupe. Adesso qui Carlo chiaramente dovrà rispondere della sua, perché insomma in effetti quello che accade sembra quasi che Lorenzo non regga l'impatto terribile della seconda parte, no? Cioè da una parte io penso che c'è questo fatto del bene assoluto che dà una forza a Vittorio straordinario. La seconda parte, però io credo pure, però questo ti rispondi te meglio, insomma, a me come lettore io ho immaginato pure che fosse per lei, forse lei è arrivato fino a dove è arrivato, anche perché ha incontrato Lorenzo. Chissà, forse magari se non avesse incontrato Lorenzo non credo che lui sarebbe arrivato a metà degli anni 80. Sì, appunto. Grazie Mimmo, perché sentire le letture, di una persona come te, è ragione di più, però di quello che poi scriviamo è il momento più bello, anche quando appunto ci sono degli scarti nelle interpretazioni. Sono più che d'accordo sul fatto che il ritorno è una discesa agli inferi, ma lo è in termini molto umani, e forse quello che è, che non me la fa vedere in maniera così cupa. C'è una grossa differenza tra le due situazioni, oltre all'assenza di Auschwitz, nella seconda chiaramente, è che quel ragazzo che sta scomponendo, che sta come tutti morendo ad Auschwitz, vuole essere salvato e trova una persona che lo vuole salvare, e anche glielo chiede,
trovato una persona che lo vuole salvare. E quell'uomo è ritornato disossato, mi sono segnato dissanguato, da lì non vuole essere salvato, accetta di essere un po' aiutato perché sono diventati amici, che l'altro, forse è la cosa che rende, lascia una nota di luce bella, secondo me, su questa storia. Il fatto che laggiù nasca un'amicizia profondissima, dove persone diversissime, e che tenga comunque il lunghissimo tempo di ritorno, quei 7 anni, e che diventi quel grande gesto di riconoscenza, quel doppio grande gesto di riconoscenza che prima o poi fa nei confronti dell'amico che è il suo salvatore, cioè di chiamare la figlia Lisa Lorenza, con Lorenzo ancora vivo, e il secondo figlio Lorenzo, Lorenzo, con Lorenzo nel frattempo morto. Sappiamo quanto valore diamo ai nomi che scegliamo per i nostri figli, per cui il fatto che entrambi partiamo con violenza da un po' la misura. Per cui non lo so, chiaramente la seconda parte della storia del libro è colma di angoscia, di sofferenza, ma so che uno simbolo è la sofferenza dolce, perché veramente forse dice il ragionamento sulle fonti, scoprendo la tridimensionalità di questo personaggio, questa persona, sentendo la sua voce, mi è capitato di citare questa frase di una lettera che scrive, cioè riceva la scintilla dal mio cuore, cioè è un'espressione di una dolcezza veramente impareggiabile, secondo me questo attutisce molto. In più, tra le ultime immagini che scelgo, c'è quella che mi ha regalato la sua unica nipote ancora in vita, perché l'altro è mancato il giorno in cui è uscito il libro, poi invece vive a Torino, che mi ha raccontato che allora erano 6 fratelli, 4 fratelli, 2 sorelle, che lui era suo zio preferito, che la nascondeva sotto la mantellina e se la portava in osteria, come ho detto, la bambina era meglio che entrasse in osteria, e prendeva la gazzosa e lui si scolava di vino nero, del pigre. E anche appunto credo che sia l'ultima immagine, diciamo, concreta che racconto nel libro. È come scoprire, e su questo assomiglia tantissimo al messaggio che io ho letto nella mia ricerca, nel mio libro precedente sui direttori tedeschi che scriscono la resistenza, che nessuna storia, come dire, ha un cammino segnato, nessuno è destinato a essere qualcosa nella vita. Lui con quel soprannome, con quel vissuto, con quella storia, si innalza appunto al simbolo del bene globale. Lei è uno degli autori più letti, più amati al mondo, e conosciamo la sua storia, la storia di Lorenzo, grazie a questo puro caso, a questo incrocio miracoloso, se volete, perché se no di Lorenzo non sapremmo niente. È la mia domanda che apre sul piano della ricerca di un senso, no? Quanti Lorenzo esistono nel mondo di cui non sappiamo niente, perché non hanno incontrato, non dico Primo Levi, ma comunque qualcuno che potesse raccontarlo. Ho fatto la presentazione a Ivrea qualche giorno fa, una signora che ho avuto incontro mi ha detto che la storia aveva fatto riflettere molto, vado a memoria, perché suo nonno, se non sbaglio, è stato a Birkenau e insomma gli è fortuito, a un certo punto è stato protetto, ospitato da una contadina polacca con la quale sono poi rimasti in contatto, che se non sbaglio al momento non è giusta la relazione, hanno credo un epistolario, hanno qualcosina di documentazione, però è una di queste schegge, di questi frammenti, di queste centinaia di migliaia, milioni di storie di cui noi conosciamo una minuscola, ma noi ci sono meno di 30.000 giusti da relazioni riconosciute al mondo adesso. È verosimile che quelli che meriterebbero riconoscimento siano almeno 20 volte tanto, 20 volte di più, perché circa metà degli ebrei perseguitati si è salvata, per cui ci è voluta una rete gigantesca di milioni di persone, per lo più completamente sconosciute. Grazie. Io vorrei a questo punto, se qualcuno ha delle domande da fare, perché così almeno qualche domanda, qualche cosa, qualche curiosità, qualche domanda precisa, se viene in mente qualcuno che vuole domandare. Prego. Buonasera. Sulla psicopatologia di Mussolini, quanto ha inciso la programmazione dell'impero e dal 36 in poi?
vediamo qualcosa e poi ok, è stata... prego. Adesso. Buonasera. Sono stato per anni segretario del Circolo Giustizia e Libertà. Sono inutile che le dica che il suo libro sull'assassinio dei fratelli Rospelli sta al centro, nello scaffale più importante della mia libreria, al quale ne ho affiancato un altro che sogno venga letto nelle scuole, ed è il suo libro che parla dell'ovra, di quello che è stato capace di fare l'ovra in questo paese. La domanda che pongo ai due storici, che è una bellissima occasione trovarli in questo nostro tempio della cultura, in questo quartiere. Come mai in questo paese si è scritto poco e parlato poco di un evento, a mio avviso, catastrofico, che è stata l'amnistia voluta da Togliatti, che ha permesso ai funzionari compromessi con il regime fascista di tornare dietro le loro scrivanie? Non pensa che il disconoscimento, l'attrazione di Mussolini ancora oggi sia dovuta al fatto che non c'è stata in Italia, purtroppo, nessun vero resoconto con il fascismo, nessuna presa di posizione nei confronti del fascismo? Non è stato come in Germania, ci sono stati dei tribunali che hanno analizzato il nazismo. In Italia no, in Italia c'è stata l'armadio della vergogna, una vergogna totale. Non c'è stato il tribunale. Non c'è stato il tribunale. Non c'è stato il tribunale. Altre domande? Okay. Grazie. Buonasera, una domanda al dottor Francinelli. Si sa che Churchill era un fervente ammiratore di Mussolini e nel dopoguerra, con la scusa della pittura, andò nel bagno di Garda per cercare di recuperare quella corrispondenza epistolare tra lui e Mussolini. Tant'è si sa che De Gasperi mandò i carabinieri in casa della sorella di Dario Fantacci per recuperare questo vertice. Ecco, vorrei sapere, è ancora sotto segreto, chi ce l'ha? E se mai si verrà a sapere qualcosa? Grazie. Ancora? Tante domande? Volevo sapere le aspettative di entrambi in questo periodo, diciamo, storico, sociale, della possibilità di avere accoglienza di questo tipo, soprattutto poi quello di Mussolini, che parla di Mussolini, cioè, mi spiego meglio, in Italia che per anni ha fatto finta di non voler capire, di non voler sapere la storia di Mussolini. In questo momento, questo libro ha possibilità di cogliere aspettative di interesse? Allora, l'impero. Però per Mussolini è stata la condizione che avrebbe dovuto, diciamo, eternarlo. L'impero era il suo giocattolo, lo definisce così, doveva essere il suo capolavoro e doveva farlo entrare nel novero dei grandi statisti, non soltanto del Novecento, per cui si poteva sicuro di andare oltre. Visto con attenzione, circospezione, sull'impero possiamo osservare tante cose, sarò sintetico però di motivi. Verrei innanzitutto a darvi conto della costruzione
mitica a cui lui teneva molto, perché aveva capito l'importanza del mito della storia. E allora creava lui stesso il dono della spada dell'Islam, che era una spada di lancio. Ed era un impero per certi aspetti, da tragedia per altri, da cartapesta. E nell'impero appunto rivedeva se stesso eternato, ma si rendeva conto giorno per giorno che era un impero fondato sulla sangue. Forse si potrebbe scrivere ancora una storia alternativa di questo impero. Vedere tra i coloni di lusso c'era ad esempio un certo Rubini, che era l'assassino di Matteotti, e Mussolini l'aveva mandato a capo di una colonia. Oppure lo stesso Balbo per allontanarlo dall'Italia. Quindi l'impero è un elemento costruttivo molto importante per Mussolini. E in questo libro descrivo dei brani in cui piange per il crollo dell'impero, dice basta, l'impero non torna più, e contestualmente però il pubblico dice ritorneremo, altro slogan, era un grande illuminatore di slogan, e aggiunge la colpa di tutto. Perché era nella sua psicologia, la colpa ce l'avevano sempre gli altri, questo è un po' un mito italiano. E la colpa era del maresciallo Rodolfo Graziani, che infatti tra il 41 e il 42 fece richiamare in patria, lo mio sotto inchiesta militare, poi tutte le inchieste in Italia si insabbiano, e allora uno lo inibisce e dice ma come mai, poi è lo stesso personaggio che viene ripescato e fa il ministro. Uno perché lo vogliono i tedeschi, e due perché c'era bisogno di qualcuno che facesse da contraltare a Badoglio, che per le rivalità di carriera l'anti-Badoglio era Graziani. Quindi guarda un po' che storie veramente strane. Ma veniamo agli altri punti in rapida successione. Dirò che alla base delle mie ricerche storiche c'è una forte curiosità intellettuale, e voler andare a vedere i documenti, interpretarli, ho degli interrogativi, cerco delle risposte e alla fine escono in dire quasi non mi sono accorto di averli scritti. E sui nodi che avete toccato ci ho lavorato, perché mi hanno interrogato e mi sono interrogato, per cui sull'amnistia Togliatti ho scritto un libro anni fa, che poi ho avuto una edizione con una postazione di Minonetti Modena, e effettivamente l'amnistia Togliatti è stata un punto decisivo di svolta anche per quanto attiene la conoscenza dei cosiddetti primi fascisti, perché mi ha chiusi migliaia e migliaia e migliaia in istruttoria, e quindi è mancata una conoscenza della realtà di quanto il fascismo aveva perpetrato, ed è un caso unico in Europa, perché l'amnistia a un certo punto serve, ma se diamo uno sguardo europeo è arrivata in Francia, in Olanda, in Belgio 10 anni dopo. Quindi l'aspetto conoscitivo era noto, e l'aspetto punitivo dopo 10 anni si poteva voltare pagina e rinunciarli, perché il fascismo non era più un pericolo. Invece in questo modo, uscita nel giugno del 1946, ha scontentato tutti. Ha scontentato gli antifascisti per ovvi motivi, perché si vedevano dei criminali, ne citerò uno per tutti, Francesco Giunta, che fu già nel 19, incendiario dell'hotel Bacchano, quindi il capofila della lotta contro i presidenti slavi che stavano in territorio italiano, che poi sarà il responsabile della spedizione punitiva contro Giovanni Amendola, che lo porterà poi a morte, esce tranquillo amnistiato il presidente del tribunale speciale e tanti altri, l'elenco sarebbe veramente chilometrico. Ma sono tanti i fascisti, i quali di nuovo detto abbiamo ragione, quei pochi mesi che abbiamo fatto in prigione sono stati i mesi giusti, poi ci hanno amnistiato. E oltre, ma però chiamiamo le cose con il loro nome, Togliatti non è che ha fatto l'amnistia perché gli faceva l'amnistia, vi garantisco che non gli piaceva. E qui mi racconto un aspetto molto importante. Di libri sull'amnistia non ce n'erano, perché non si trovava il materiale di Togliatti. Io l'ho scovato non all'Archivio Centrale dello Stato, dove tutti lo cercavano, ma all'Istituto Fondazione Gramsci, dove lui si era portato il fondo sull'amnistia, essendosi reso conto di come era legato al suo nome, si era portato nell'archivio del partito. E qui è messo chiaro dalle sue carte che lui non la voleva, ma l'amnistia l'avevano posta sul tavolo la Democrazia Cristiana, la Chiesa Cattolica e il movimento L'Uomo Qualunque, che all'epoca andava molto per la maggiore, soprattutto nel centro-sud. E quindi l'amnistia bisognava farla, se non saltava il governo. Allora, lui che era un grande politico, qualsiasi giudizio vogliamo dare, era un grande politico, cosa fanno i grandi politici?
prima cercano di fermare una cosa che non gli va e poi se non la riescono a fermare la cavalcano. E quindi lui ha cercato di cavalcarla rendendola riduttiva, ma ha sbagliato perché si piccava di essere un grande giurista perché si era lavorato in legge e ha scritto alcune parti dell'articolo, lo trovate con la sua penna stilografica verde, tra cui una veramente sciagurata, nella quale dice che l'amnistia non si può applicare ai casi di violenza particolarmente ferata. La situazione è esatta. È un articolo scelerato perché i magistrati, e qui piccola parentesi, la magistratura, la polizia non è stata epurata, errore clamoroso della classe politica fascista, hanno detto certamente dove la tortura è stata particolarmente ferata non si applica, ma non c'erano casi di particolare feratezza, perché basterebbe già l'efferatezza per... E allora la Corte di Cassazione ci ha marciato su questo e su altri articoli. Quindi è stata veramente una iattura questa amnistia anzitempo e estesa urbi ed orbi. Faccio solo un esempio rapidissimo di alcuni personaggi che di cui un po' vedrete che saranno rivalutati. Filippo Augusto, chi era Filippo Augusto? Il sottosegretario agli esteri del ministro Galeazzo Ciano, ministro sui generis, perché aveva sposato la primogenita del Duce ed Mussolini, e Carlo Rosselli, che qui è stato evocato, straordinaria fuga da Libano con Lusso nel 29, fonda Giustizia e Libertà e poi va in Spagna, ci vanno anche dall'altra parte i legionari ed è appunto questa coppia, Ciano Augusto, che sovrintende alla scrizione italiana e se la vedono molto male a Guadalajara. E Rosselli fa una straordinaria controinformazione con un pubblicato su Giustizia e Libertà, numeri speciali costruiti con il materiale catturato ai prigionieri mettendo le fotografie. E quindi la giurano Rosselli e lo fanno assassinare insieme al fratello Nello, storico del Risorgimento, da Capular, cioè da neofascisti francesi, a cui danno soldi e danno armi. Ebbene, per farvela breve, dall'alta Corte di Giustizia viene condannato, appunto, che nel frattempo era stato ambasciatore della RSI del Terzo Reich a Berlino e nominato anche sottosegretario agli esteri della RSI. Condannato alla fucilazione dall'alta Corte di Giustizia, qui era latitante, e l'alta Corte di Giustizia, le sue sentenze erano non impugnabili, erano definitive, però poi la Cassazione, con un giro di boa notevole, accetta i ricorsi che in realtà erano ricevibili. E dal 45 al 49 ci sono una serie di sentenze che si concludono con proscioglimenti generalizzati da parte del Tribunale di Perugia, che era specializzato nel proscioglimento di fascisti. E viene prosciolto addirittura il colonnello dei carabinieri Santi Emanuele, che era l'uomo dei servizi segreti, che al primo processo aveva reso piena confessione con tutti i riscontri. Quindi viene assolto persino lui. E che fine fa Filippo Augusto? Diventa parlamentare del Movimento Sociale Italiano, tra l'altro con le grandi circostanze piuttosto curiose, durante la discussione sul voto di fiducia al primo governo Moro nel dicembre del 63, gli viene un popolo in aula e viene considerato da attuali esponenti di governo, delle istituzioni, di concluso per quello che ha fatto il suo nome, come un esempio di grande uomo europeo della destra nell'Europa delle nazioni, in effetti un nuovo ordine europeo, vedete se non se ne parlerà un po' di altro. Quindi un nodo importante della storia dell'Italia repubblicana è la magistratura, che per almeno 20 anni è stata una magistratura post-fascista, ma anche però, diciamolo, ammettiamolo, una classe politica antifascista inadeguata. Ma il codice Rocco, il codice Brennero, è rimasto in vigore almeno 30 anni dopo la caduta del regime fascista. Questa non è colpa di Benito Mussolini, non è sua responsabilità. E la questione di, chiudo con la questione di Cerce, perché l'ho studiata profondamente. La capacità del fascismo di creare dei miti, ai noi, che è sopravvissuta. Uno dei miti è proprio questo, il carteggio Cerce. Io vi assicuro, ci metto la mano sul fuoco, il carteggio a Cerce Mussolini non è esistito. Ci sono scritti una sola lettera nella primavera 40, la scritta è stato Cerce, la prende certamente Cerce, che era Mussolini. Perché Mussolini aveva, secondo Churchill, evitato l'esperimento bolscevico in Italia. Gaetano Salvini, ricordiamo qui un giusto e studioso Sergio Bucchi, che è in grado di
essere venuto, lo ha dimostrato che non è stata la reazione antibolscevica, ma che il bolscevismo era tramontato nell'estate del 20 col fallimento sostanziale del movimento della Fate, quindi è un'altra cosa. E quindi Cioè l'aveva visto molto bene e a lungo, sino al 35, continuava a lodare Mussolini e poi ha cominciato sulla questione dell'impero, ovviamente il conflitto con l'impero britannico e il primo impero italiano. E il Churchill aveva talora a quel punto timore non di Mussolini ma di Hitler, il grande diavolo, che chiamava Mussolini il piccolo diavolo. Insomma, per chiudere su questo discorso, nella primavera del 40 Churchill scrive una lettera autografa nella quale in sostanza dice che apprezza la neutralità italiana e se questa continuasse sarebbe in modo adeguato ricompensata. Mussolini risponde con una lettera molto villana, proprio strapazzandolo. Non detto, ma si capisce in modo chiaro, ormai avete perso la guerra e è certo che è non parte. Quindi da quel giorno Churchill ha capito che era una causa persa. Ma i servizi segreti della Repubblica Sociale Italiana avevano un ufficio che si chiamava Ufficio Fanci, che ha fatto delle cose straordinarie anche per inquadrare bene le tue cose, ma è un discorso che non vorrei puntare in qualche libro ormai pronto per la terza. E creano documenti falsi, documenti fasulli, tra il primo mese del 45 e va avanti nel dopoguerra, unendosi anche a grosse speculazioni commerciali. Per cui il cosiddetto cartello della Giorgio Mussolini c'è dentro di tutto, lettere a firma di Hitler contraffatte in un modo semplicemente ridicolo, perché aveva il Parkinson e non riusciva più neanche a firmare alla fine, ma vedete sono perfette. Lettere di Vittorio Emanuele e tantissime altre. Io questo argomento l'ho sviscerato in un libro pubblicando i facsimili, che sono falsificazioni che avevano un obiettivo di tipo politico, cioè di diciamo dire la guerra si è persa, certo, ma perché si è persa? Perché c'erano i traditori e perché uno dei traditori era Churchill, che in realtà era legato da un patto segreto con Mussolini, sicuramente delle baggianate assolutamente incredibili. Tra chi prestò fede a questo carteggio ci fu uno dei più famosi scrittori italiani, Giovannino Guareschi, il quale prese per vera una lettera di De Gasperi, che pure era lì dentro, in questo mondo veramente da fogna, nella quale nel gennaio 44, non ho più davanti questa lettera perché l'ho analizzata parola per parola, su un foglio intestato Segreteria di Stato di Sua Santità, un numero di protocollo, intestata al maggiore Bonham, che all'epoca stava a Salerno, gli chiedeva di bombardare Roma. Ma scusate, De Gasperi è così imbecille, chi su carta intestata del pontefice fa mettere il protocollo e gli manda questa lettera. E Guareschi l'ha presa per vera, l'ha pubblicata su Candido nel marzo del 53, De Gasperi a quell'anno è stato condannato. Allora, se voi andate a vedere in rete la versione che esce è che De Gasperi ha fatto condannare innocente Guareschi perché aveva avuto il coraggio di dire le cose come stavano. È un falso come tanti altri. Questa storia va avanti ancora perché tanti giornalisti continuano a ripetere senza mai aver visto documenti visti a casa del figlio di uno di questi portatori di falsi. E chiudo io in modo telegrafico con un atto di omaggio alla lungimiranza di Benito Mussolini, che per l'attuale partito al governo la silhouette è Mussolini, come sei, la bara è la bara della buonanima e il tricolore, molto simbolico, forte come simbolo, scaturisce dalle ceneri di Benito Mussolini. E la seconda carica dello Stato ha detto testuali parole alcuni anni fa, chiedeva forse sarebbe il caso di cancellare il simbolo, ha detto ma scusi, lei sarebbe disposto a tagliarsi gli attributi. No, solo su quello, su questo è stato sollecitato rapidissimo, insomma, è spettacolare. Rispetto ai falsi miti, in questo caso spesso evocati in buona fede, siamo molto abituati da decenni a sentirci dire la Germania sì, che invece ha fatto il contro, al punto che ci abbiamo fatto un falso.
c'è chi insomma di Tommaso Specchio, un libro bellissimo, importantissimo, che ti dimostra come questo, ripeto, detto con le migliori intenzioni al di qua delle Alpi, sia fondamentalmente un altro mito. Sì, c'è stata Norimberga, ci sono stati processi secondari e poco altro, ma per lo più il processo storico della Germania del dopoguerra, della Germania Ovest in particolare, è molto simile, se volete, a quello italiano. Anzi, non hanno neanche avuto quella primissima fase che in Italia dura pochi mesi, però almeno c'è, delle contesti straordinarie, non hanno avuto comunque quello che è stato una decapitazione effettiva dei vertici del fascismo, con poi l'esposizione a Piazzale Loreto, perché i loro vertici erano già tutti morti a Norimberga, chi suicida, chi giustiziato, per cui si, hanno avuto gli alleati che hanno imposto Norimberga una primissima fase di occupazione che poi si spegne immediatamente in maniera anche piuttosto grottesca e ridicola. Hanno poi un segretario di Stato nazista in Germania Ovest, insomma. Io sintetizzo di voi Tommaso, che è importantissimo anche perché è tutto scritto su storiografia tedesca. Lui vive in Germania da 17 anni, lavora in tutti i luoghi della memoria, ci traduce un dibattito di tre quarti di secolo tedesco. Lo sintetizzo dicendo che la Germania fa i conti tardivamente, parzialmente e istituzionalmente. Cioè, in effetti la Germania unificata poi si prende a cuore la storia dei 12 anni di nazionalsocialismo e decide di darci un taglio, al punto che Berlino oggi è un museo a cielo aperto degli orrori del nazismo, ma oggi non lo è sempre stato, ecco, non cerchiamo di non essere deterministi e anacronistici. Rispetto alle aspettative, che era la domanda può fare, poi è un po' più difficile la risposta, per me è più facile farlo rispetto a Mimmo. Mimmo è come dire, uno degli studiosi più brillanti, più conosciuti e riconosciuti del fascismo italiano, con tutti i suoi prefissi successivi, appunto fascismo, post-fascismo, neofascismo, non credo, poi se qualcuno vuole dire su pensiero quanto sono ben contento, siamo ben contenti di ascoltare, non credo che verrà ostacolato istituzionalmente nella sua opera e di scrittura e di pubblicazione. Il clima è sicuramente cambiato, ma per fortuna siamo ancora in un paese libero in cui facciamo i libri che vogliamo e pubblichiamo i libri che vogliamo, e sarà meno facile in questi anni, soprattutto perché è stata sdoganata quella pancia nera che c'è sempre stata, che si è sempre ritenuta in qualche modo underdog, per citare l'attuale Presidente del Consiglio, e che invece adesso emerge da tutte le parti. Però secondo me, anche a proposito del fare i conti, ma la mia personalissima opinione è anche un po' giocare un po' più a carte più scoperte. Abbiamo sempre avuto dal movimento sociale, in avanti, quella milionata abbondante di persone che si ritengono fasciste senza prefissi e che hanno uno o più partiti di riferimento, che adesso appunto sono molto più visibili che un tempo. Io credo che il lavoro appunto di documentario che va a confutare tutta una serie di miti sia fondamentale. Nelle parole stesse di Mussolini c'è tutto, per cui questa idea del padre buono che ogni tanto prende a schiaffi i figli è molto diffusa, in effetti è completamente demolita dall'autorepresentazione che Mussolini ha fatto ciclicamente di se stesso a costo di contraddirsi, e questo secondo me è il grande messaggio di questo libro. Come appunto il fascismo è finito nel 5 aprile 45, che è una grande piccola summa di tutto il lavoro di libro di questi decenni, con anche una finezza iniziale su fin dove possiamo spingerci a chiamare questa cosa che muta pelle fascismo, no, è mostra in maniera lampante come dal 45 all'assalto alla sede della CGIL della Roma, giusto finivamo lì, cioè sia una continuità impressionante appunto dello Stato, della mentalità e anche della politica. Questi sono i fatti dal quale credo sia necessario ripartire. Dirò
se ripenso al ventennio, quello che è accaduto nel ventennio, non siamo privilegiati alla grande, è successo di tutto, bastano tutti gli assassini, carcere, confino, esilio, quindi non abbiamo il diritto di lamentarci e dovremmo guardare avanti. E anche nei compiti come quello di oggi ne esco molto incorato, io mi sento libero dipendente, non ho dipendenza istituzionale, non devo portare borsa a nessuno e non possono assolutamente licenziarmi. La nostra forza, Carlo, sta nell'avere editori robusti come Giovanni Carletti ci incoraggia e noi andiamo avanti. Davvero condivisi e nel piacere di venire qui oggi pomeriggio in Roma capitale nella libreria Nuova Europa a trovare voi con questo calore e anche la libreria Nuova Europa che è viva. Nuova Europa, noi ci crediamo in un'Europa nuova che per me viene dal Ventotene, da Ernesto Rossi, da Piero Spinelli. È nostra questa Europa. Parole, e io potrei venire qui per farvi firmare i libri che trovate anche in cassa, le due, che trovate altre cose che appartengono alla loro collezione. Quindi io ringrazio a tutti, ringrazio ovviamente se abbiamo qui Mimmo, grazie tantissimo, speriamo di venirci presto, grazie.